Le elezioni europee si avvicinano e Alternativa Popolare ha iniziato il suo tour per presentare i candidati. Ma quali sono i loro obiettivi? Ne parliamo oggi insieme per ultima bozza con il coordinatore nazionale Stefano Bandecchi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E innanzitutto grazie. E Luca Palamara ha dichiarato di candidarsi con Alternativa Popolare perché lei sa parlare alla pancia delle persone e quindi diciamo che un obiettivo ad ampio termine è quello di diciamo, intercettare gli elettori che si sentono traditi dalle promesse mancate. In questo senso qui, quali sono i vostri punti su cui giocherete in Europa? Bene, allora ringrazio voi per avermi invitato. Palamara ha detto che io parlo alla pancia della gente. Lei giustamente mi dice, ci sono state troppe promesse mancate, cosa volete fare voi? Tanto per cominciare, noi vorremmo non fare promesse che poi non manterremo. Ed è qui, secondo me, la differenza tra il mio modo di far politica e la politica che sino ad oggi gli italiani sono stati abituati a subire. Io faccio l'imprenditore, vengo da una famiglia povera, sinceramente nessuno mi ha mai fatto sconti. Per andare avanti bisogna ottenere dei risultati, bisogna avere delle idee, dei progetti. I progetti e le idee si devono trasformare in denaro, in posti di lavoro. La stessa identica cosa io credo vada applicata in politica. È inutile continuare a sentire delle chiacchierate che sono perfettamente filosofiche, che finiscano poi senza un inizio e senza una fine. Cioè, faccio degli esempi: gli extracomunitari che arrivano in Italia, l'immigrazione sì, l'immigrazione no, la destra vorrebbe bloccare tutto, la sinistra vorrebbe farli entrare tutti. Bisogna, secondo me, inserire un po' di pragmatismo. Noi italiani stiamo invecchiando, questo popolo sta scomparendo. Purtroppo nel 2070 saremo 39 milioni in base a ciò che oggi possiamo vedere, siamo arrivati al numero di nascite inferiori a quelle del 1861, quando gli italiani erano 37 milioni. Detto ciò, forse abbiamo bisogno anche degli extracomunitari. Certo, non abbiamo bisogno di ex militari, di ex squartatori o di criminali. Abbiamo bisogno di elettricisti, abbiamo bisogno di ingegneri, abbiamo bisogno di muratori, abbiamo bisogno di architetti, autistici, abbiamo bisogno di persone. Poi, se la pelle la pelle, diciamo, la loro pelle è nera, gialla o verde, per me onestamente fa poca differenza. Faccio anche presente che in una politica realistica, noi che siamo ai confini con l'Africa, dovremmo approfittare di questa grande opportunità, perché l'Africa è un continente importantissimo, il più importante forse del mondo, quello che ha maggiori materie prime e noi siamo lo Stato più vicino. Non riesco a capire come mai lasciamo l'Africa in mano a russi, in mano a cinesi e in piccola parte agli americani. Forse noi europei ci dobbiamo svegliare perché sennò l'Africa diventerà russa o cinese e quindi io preferisco che diventi italiana. Ecco, noi porteremo del pragmatismo in politica, cioè le cose che realmente danno da mangiare a tutti. E tra gli elettori che si sentono traditi ci sono sicuramente i giovani e i dati sull'astensionismo in questo senso parlano molto chiaro. Nel vostro programma c'è qualche aspetto che risponda alle esigenze e alle richieste di questi giovani? Guardi, il nostro programma ci sono degli aspetti che rispondono sia ai giovani che a chi non ha votato più. Cioè noi, mi scusi il francesismo, non facciamo discorsi bischeri. Cioè noi siamo molto pratici. Noi sappiamo che i giovani hanno bisogno di un futuro in Italia e non di un futuro extra italiano. Oggi non esiste una famiglia che abbia dei figli in casa che pensi con tranquillità che i loro figli purtroppo andranno a realizzare la loro vita in Inghilterra, in America, in Francia, ma non in Italia. Noi vogliamo un'Europa forte, vogliamo un'Italia autosufficiente a livello energetico, sappiamo come fare, le nostre non sono chiacchiere, noi sappiamo che grazie al nucleare, grazie al verde, grazie al vento, al sole, possiamo riuscire ad ottenere tutta quell'energia che servirà alla nostra industria per mantenere qui i nostri giovani. Noi sappiamo esattamente che la politica in concreta
non porterà più a niente. Quindi diciamo a chi non ha votato sino ad oggi: date fiducia ad Alternativa Popolare, perché Alternativa Popolare è fatta di imprenditori, è fatta di persone che lavorano, manager, ingegneri, persone normali che fino a ieri non avevano mai avuto contatti con una politica, ma che hanno sempre fatto politica, perché sono persone di livello. Vedi Palamara, faceva il magistrato, ma non è fuori dalla politica. Vedi Bandecchi, faceva l'imprenditore, ma non è fuori dalla politica. E purtroppo coloro che avrebbero dovuto fare i politici professionisti, e che almeno questo avrebbero dovuto saper fare, non l'hanno saputo fare. Quindi io dico ai giovani e a chi non vota: abbiate ancora fiducia, perché l'Italia può ancora essere salvata. Certo, non resteremo a fare gli smistatori del gas degli altri o del petrolio degli altri. Noi vogliamo essere autonomi a livello energetico. Se l'unico modo è il nucleare, in Italia avremo il nucleare. E più in generale, quali sono le prospettive che avete per il nostro paese in ottica europea? Ma guardi, in ottica europea abbiamo una prospettiva molto semplice: vogliamo un'Italia autosufficiente, perché vogliamo un'Europa autosufficiente, vogliamo conquistare il mondo. Cioè, noi vogliamo pensare che l'Europa possa continuare, come ha fatto negli ultimi 2000 anni, ad essere l'ombelico del mondo, e non vedo perché dobbiamo lasciare questo ai russi, che sanno fare solo le guerre, sanno soltanto evidentemente avere un'economia militare, ai cinesi, che non hanno certo la nostra democrazia, non sanno nemmeno dove sta di casa la democrazia. E dobbiamo avere come amici forse gli americani, ma non come persone che ci debbano difendere, che ci debbano dare da mangiare, da bere, semplicemente come amici. In Europa siamo 420 milioni, gli italiani sono un popolo molto intelligente, forse il popolo più intelligente del mondo. Io ritengo che gli imprenditori italiani siano i migliori del mondo. La nostra burocrazia, gestita male, ci ha ammazzato. I nostri politici, che sono buoni al massimo per zappare la terra, ci hanno ammazzato. È arrivato il momento di mandare chi sa zappare la terra a zappare la terra, e chi sa, ha saputo fare nella vita, deve saper portare avanti questa nazione. Siccome chi ha saputo fare fa parte della classe imprenditoriale, della classe artistica, della classe poetica, fa parte della magistratura, fa parte di tanti mondi, ma tutti quelli del lavoro, allora noi vogliamo sostituire chi fino a ieri ha fatto il disoccupato e poi tutto un tratto gli è venuto in mente che poteva far politica. Siccome 15-20 mila euro al mese non l'avevano mai visti, allora si sono buttati a capofitto nella politica. Siccome a me guadagnare 15-20 mila euro al mese mi sembra di diventare povero, sono la persona giusta per far politica. E un'ultima domanda: se il suo partito arrivasse a Bruxelles e lei dovesse scegliere tra Draghi e von der Leyen, chi sceglierebbe? Guardi, sceglierei Draghi in questo momento, perché la von der Leyen in questo momento è più parlata, proprio da ieri sera ci sono delle perplessità, quindi queste perplessità sui vaccini vanno risolte. Ma poi Draghi, perché è italiano, e anche se ha svenduto tutte le aziende migliori italiane, sono convinto che anche Draghi può essere domato come qualsiasi drago. Certo, non lascerei a Draghi l'autonomia di decidere per conto suo. Ricordo che Draghi è stato messo lì da Berlusconi in Banca d'Italia, ricordo che Draghi negli anni 90 ha venduto i nostri gioielli e ancora oggi sta vendendo i nostri gioielli. Però gestito bene da un partito forte, sicuramente Draghi è una persona intelligente e utile. Ha sempre fatto il bancario e quindi potrà continuare a eseguire. Grazie mille per la disponibilità. Grazie a voi, arrivederci.